grazie per essere intervenuti questa sera a questo tavolo pomeriggio, questa serata qui al Naga, su questo tema molto delicato, molto interessante. Io mi chiamo Lucio Pacchini, sono un giornalista, redattore della rivista Altra Economia, che è una mensile di informazioni indipendente, fuori sul banchetto trovate alcune copie, la sede qui a Milano che è distribuita a livello nazionale dal 1999. E ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, quindi ovviamente i padroni di casa tra virgolette del Naga, l'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, che è qui rappresentata da Gianfranco Schiavone e da Livio Neri, e il Naga invece interverrà con Cesare Variani e Luigi Vitossi e il CRAL Lombardia, oltre ad Altra Economia. La serata l'abbiamo immaginata così: dietro di me vedete il contenuto dell'iniziativa. L'abbiamo immaginata così: chiederei a tutti i relatori, a partire dal sottoscritto, di rimanere tra i 15 minuti massimo di relazione. Il tema è quello della fine dell'accoglienza, che defineremo così. Aprirò, introdurrò io il tema delle revoche dell'accoglienza, che è stata un po' la scintilla che ha portato all'organizzazione di questa iniziativa, nel senso che nel numero di marzo di Altra Economia abbiamo pubblicato un'inchiesta sul tema delle revoche delle misure di accoglienza, quindi i richiedenti di protezione internazionale che vengono espulsi dal circuito dell'accoglienza. A seguito di questa inchiesta, o meglio anche nella preparazione di questa inchiesta, abbiamo collaborato in particolare con ASGI, che poi si è dimostrata molto sensibile a questo tema. Abbiamo coinvolto anche il Naga e quindi abbiamo deciso di costruire questa iniziativa per provare a declinare una parte del tema dell'accoglienza, che troppe volte rimane invece in ombra, e declinarla ovviamente numeri alla mano e informazioni alla mano. Quindi io riassumerò brevemente i contenuti dell'inchiesta giornalistica che ha in qualche modo contribuito all'organizzazione di questa iniziativa, per capire un po' di che cosa stiamo parlando in tema di revoche. Dopodiché Livio Neri, che è un avvocato e socio dell'ASGI, inquadrerà in maniera decisamente più corretta della mia il tema dell'istituto della revoca delle misure di accoglienza. Gianfranco Schiavone, che oltre ad essere vicepresidente dell'ASGE, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà di Trieste, si occuperà in generale del tema della cessazione dell'accoglienza, e per la parte diciamo così, io la chiamo più politica nel senso alto del termine, Yasmin Accardo della campagna Lasciateci Entrare e Cesare Mariani di Emilia Vitossi per il Naga invece cureranno la parte successiva. Quindi siamo in 5 blocchi, direi al massimo un'oretta, poco più, e poi lasciamo lo spazio alle vostre domande, interventi, osservazioni. Questa è un po' la struttura della serata. Prima, e quindi faremo un tentativo, perdonate per gli eventuali disagi tecnici, abbiamo pensato di aprire questa iniziativa che è sulla fine dell'accoglienza, e quindi potrebbe apparire fuori tema, ma non lo è, con un collegamento telefonico satellitare con Riccardo Gatti. Qualcuno di voi, se poi siete qui, siete già sensibili a questo tema, quindi immagino lo conoscerete già. Riccardo Gatti, che è un giovane marinaio italiano nato vicino a Lecco, nato a Palazzo Corte, che da tanto tempo vive in Spagna, quindi dovete perdonargli un'inflessione molto pronunciata, spagnola. Lui è comandante Proactiva Open Arms, che è l'organizzazione governativa spagnola, balzata purtroppo anche nelle scorse settimane alle cronache per l'iniziativa della Procura di Catania, che ha deciso di bloccare una sua imbarcazione al porto di Pozzallo dopo un salvataggio. Proactiva con SS Mediterranee oggi è l'unica tra le due uniche organizzazioni rimaste a operare nel Mediterraneo dopo la strategia di da un lato criminalizzazione mediatica e dall'altro criminalizzazione anche giudiziaria che ha colpito nell'ultimo tragico anno questi soggetti.
Come sapete, come forse avrete letto sui giornali, anche in questi ultimi giorni Proattiva è stata al centro di un'altra iniziativa di sostanzialmente di complicazione delle iniziative di salvataggio, che vedono un ruolo della Guardia Costiera Libica con coordinamento italiano decisamente problematico. Pare, dopo diverse ore di trattative, che la questione si sia risolta, di questi 105 migranti soccorsi, con una imbarcazione alla deriva affiancata da Proattiva, e poi successivamente l'operazione conclusa con SOS Mediterraneo attraverso l'imbarcazione Aquarius. Abbiamo pensato di farci raccontare da Riccardo come è andata e che cosa sta capitando da quelle parti. Cerchiamo di rimanere nei 10 minuti, la facciamo telefonica, sicuramente non funzionerà, ci proviamo. In mare o qui fuori? Mi senti, Riccardo? Sono luce. Ok, allora proviamoci. Prova a parlare. Sì, ti sentiamo. Allora, sentiamo tutto, non viene in ritardo per la comunicazione satellitare. Ti chiedo di raccontarci quello che è accaduto nelle ultime ore qui a Mare, a Milano, che parecchia gente, che tra l'altro anche immagino di saluta, quindi raccontaci un po' che cosa è successo. Quella della revoca del visore di accoglienza. Premetto che
quando parliamo di misure di accoglienza non stiamo parlando della protezione internazionale, sono due cose distinte, quindi possiamo avere, come abbiamo, richiedenti protezione internazionale che vengono estromessi dalle misure di accoglienza, quindi la loro domanda di protezione resta in auge per la commissione territoriale del primo grado e così in avanti, mentre invece possono sono previste nei casi in cui questo richiedente venga espulso dalle misure di accoglienza o comunque rimosso dalle misure di accoglienza. Chi dispone con, come vedete indicato dalla legge, con decreto motivato la revoca è il prefetto, quindi è un provvedimento amministrativo. Quali possono essere le cause di questa revoca? Le due principali sono l'abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura, oppure, ed è l'altra che abbiamo registrato in maniera più insomma, pronunciata, ma non certo quanto gli allontanamenti e gli abbandoni dei centri, è la violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture. Quindi il richiedente che dovesse violare le regole delle strutture può essere messo fuori dalle misure di accoglienza. Come vi dicevo, è un provvedimento amministrativo avverso il quale il richiedente asilo e il richiedente protezione può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente e oppure in seguito arrivare al Consiglio di Stato. Quando abbiamo cominciato questo lavoro, il lavoro è iniziato alla fine di novembre dello scorso anno, il Ministero dell'Interno a gennaio di quest'anno ci ha comunicato che non aveva in mano un dato complessivo distinto per prefettura dei revocati. Cioè la domanda da cui siamo partiti è, anche a seguito di segnalazioni numerose, quanti sono i revocati, uso questa parola per intendersi, quindi richiedenti protezioni espulsi dalle misure di accoglienza, quindi banalmente che potrebbero essere anche in mezzo a una strada, quante persone si trovano in questa condizione, sono state revocate nell'ultimo biennio 2016-2017? La risposta del Ministero dell'Interno del nostro paese è stata: non abbiamo una statistica, stiamo procedendo al monitoraggio, alla raccolta dei dati presso le prefetture, provvedendo a stilare una statistica che sarà disponibile a breve. Non abbiamo ancora pervenuta. Allora, non l'abbiamo ancora ricevuta. Quindi ci siamo mossi noi, in quanto Altra Economia, e abbiamo inviato e telefonato, e in alcuni casi anche ci siamo recati di persona, una richiesta a tutte le prefetture del paese, che voi sapete sono poco più di 100, più o meno quante le province, le fu province del nostro paese, anche attraverso posta elettronica certificata. E non so quanti giornalisti siano presenti in sala, però qualche collega che si interfaccia con le prefetture sa che normalmente inviare una richiesta scritta a una prefettura italiana equivale più o meno a fare una laica preghiera di risposta. Nonostante questo, però, le risposte sono arrivate. E la cosa interessante è che vedete una mappa, queste sono le province, quindi le prefetture, per numerosità dei provvedimenti che sono stati comunicati. Adesso ve la faccio vedere meglio. Quindi la cosa interessante è notare come più di 50 prefetture all'8 maggio di quest'anno hanno risposto alla nostra richiesta comunicando il numero dei provvedimenti. La domanda era triplice: quanti revocati nel biennio 16-17, per quali ragioni e dove, se di conoscenza, sono finite queste persone, cioè in quali condizioni versano queste persone. Le risposte sono arrivate, ovviamente con delle grandi mancanze, dico solo che l'intera regione Puglia non ha risposto, nessuna prefettura della Puglia ha risposto ancora, e anche il Molise. Queste sono le due regioni che proprio nessuna prefettura ha risposto. Poi ci sono anche delle grandi assenti, una su tutte, la prefettura della città di Milano. Milano non ha ancora risposto, probabilmente non risponderà mai, ma noi andiamo avanti a disturbare e ai loro orecchi. Questi sono i dati delle prefetture che ci hanno risposto. La colonna che ci interessa è la colonna verde. Sono in ordine decrescente e vedete la prefettura di Bologna, che è la prefettura del più grande centro italiano che ha risposto alla nostra domanda. Dalla prefettura di Bologna, che è stata una delle prime risposte, dalla risposta della prefettura di Bologna abbiamo compreso che il fenomeno era decisamente preoccupante, perché un centro come Bologna in 2 anni ha revocato le misure di accoglienza a 2.200 persone.
cioè sono 2200 persone le cui domande di protezione possono essere ancora in cantiere, ma sono tirate fuori dalle misure di accoglienza, che poi possono essere precarie, riuscite, quello che volete, ma sono persone che escono dal circuito. E poi Caserta, Perugia, Potenza, Ancona, Trapani, Pisa e così via, Firenze, un'altra grande prefettura che ha risposto, un altro grande centro, intendo, con 808 provvedimenti, Lecco, qui vicino a Milano, con 653 provvedimenti, Monza e Brianza, in specifico perché so che magari c'è anche qualche operatore in sala e magari che opera in centro di quella provincia, sono 689 i provvedimenti comunicati dalla prefettura. E così ancora, Oristano, 611 provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, Verona, Benevento, Siena, Bolzano, 450, e andando verso i numeri un po' più piccoli, ecco, abbiamo Roma. Roma, c'è un punto interrogativo, poi lo svolgerò alla fine di questa relazione. Quando noi ci arrivano i dati di Bologna, è chiaro che uno pensa, è un grande centro, i numeri sono molto alti. Arriva a Roma, sono 233, in due anni. E voi ricorderete tutte le immagini vicino a Stazione Termini dei richiedenti presi con l'idrante, no? Ce le ricordiamo. Quindi un contesto molto delicato, per usare un eufemismo. Quando ci arrivano le risposte da Roma di 233 provvedimenti su 7200 presenze nei centri all'inizio dell'anno, diciamo che ancora questo numero non ci torna, stiamo facendo degli approfondimenti, vedremo. E poi a scendere, Vicenza, Imperia, Trieste con 93 provvedimenti, e anche su Reggio Calabria ci sarà da fare un attimo un accertamento, perché siamo a 29 provvedimenti in due anni. Per riassumere, 53 prefetture, quindi più della metà delle prefetture italiane, che hanno comunicato 31.072 provvedimenti. Quindi nel biennio 2016-2017 il nostro paese ha revocato le misure di accoglienza a 31.000 persone. È evidente. Allora, gli ospitati all'inizio del 2018, considerando tutte le strutture, dai CARA ai CAS allo SPRAR, erano 182.000, se non vado errato. Quindi, come ordine di grandezza, stiamo parlando di una quota molto alta, molto, considerate che è metà delle prefetture, e su alcuni le mancano i grandi centri. Non, secondo le nostre stime, si sta parlando di almeno tra i 60 e gli 80.000 persone. È chiaro che c'è un abuso o quantomeno un utilizzo sproporzionato della revoca. Poi vedremo io di me neri, la cosa che stupisce, anche qui utilizzando l'eufemismo, è che la direttiva che l'Italia ha recepito con quel decreto 142 prevede sì la revoca, ma prima della revoca prevede tuttora la possibilità della riduzione delle misure di accoglienza, cioè quella che Schiavone definisce la gradualità della misura. Quando l'Italia ha recepito questa direttiva, non ha recepito la parte relativa alla gradualità, quindi immaginando subito la revoca per il richiedente inserito nei circuiti di accoglienza. Eppure, come ripete anche l'articolo 20 di questa direttiva, gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza. Invece il nostro paese ha dato diritto verso la revoca, quello dirà meglio di me, Neri. Che cosa è accaduto in questo recepimento drastico? Ogni prefettura fa sostanzialmente quello che vuole, cioè è la prefettura che decide quali sono le regole che, se violate, portano alla revoca. E vi porto alcuni casi. Il caso della prefettura di Napoli, che non ha ancora comunicato i dati, è un caso peraltro abbastanza tristemente famoso. Nel regolamento che la prefettura di Napoli ha elaborato e ha fatto sottoscrivere ai centri, che è un regolamento che come dire, norma il comportamento del richiedente all'interno dei centri, tra i doveri, vedete, rispettare gli usi e i costumi delle comunità locali. E uno dice, come ci mettiamo a sindacare gli usi e i costumi delle comunità locali disposte dalla prefettura di Napoli? Chi lo sa? Non lo sappiamo. Revoca delle misure di accoglienza, vedete qui, nonostante le tipologie previste per legge, qui la prefettura di Napoli inserisce quello che secondo lei sono ragioni per revocare, quindi mancata frequenza senza giustificato motivo del corso di formazione linguistica, non ci vieni? Revocato, cioè vuol dire fuori dal centro. Oppure proteste con violenza fisica o verbale,
e anche qui verso gli operatori delle strutture. È chiaro che la violenza verbale può essere individuata, però cosa significa? Che chi protesta contro le condizioni del centro fuori? Anche su questo la prefettura di Napoli dimostra una certa manica mille larga, ma vale lo stesso per la prefettura di Verona. Nel caso di Verona, regolamento, l'assenza non autorizzata nelle ore notturne, anche per una sola notte, deve essere comunicata a questa prefettura e comporterà, laddove non adeguatamente giustificata, la revoca delle misure di accoglienza. Quindi, se non torni, sei fuori. E ancora, lo stesso vale per i corsi di lingua. Se sei frequenti, sei fuori. Sei direttamente, dopo la prima assenza, verrà disposta la diffida e, in caso di ulteriore assenza, la revoca. Pistoia. Anche qui il regolamento proposto agli operatori, norme generali di comportamento degli ospiti, non usare radio, televisore o registratore ad alto volume per non creare disturbo agli altri ospiti. Violazioni di queste regole portano, come vi dice la parte in grassetto, alla potenziale disposizione di revoca da parte della prefettura. È fatto divieto, questi sono invece i divieti per gli ospiti, anche in questo caso chi viola le regole può essere fuori. Uno di questi divieti, divieto di dedicarsi all'accattonaggio, divieto di esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo. Sono tantissime le segnalazioni che abbiamo ricevuto, anche ad esempio dalla Liguria, di prefetture che dispongono la revoca per chi viene o per chi si dice essere stato colto durante atti di accattonaggio. Capite che non si avrà anzi altri casi. Questa è la situazione di alcune prefetture. Purtroppo anche il Consiglio di Stato si è espresso in tema di revoche e l'ha fatto con un approccio che è molto distante dalla direttiva, poi magari ne rischiamo gli occhi al grano. Il Consiglio di Stato, quindi diciamo così, chiamato a esprimersi dopo un primo grado al TAR per un'avvertenza ligure, nel dicembre di quest'anno ha confermato un provvedimento di revoca sostenendo che anche solo un mancato pernottamento nel centro di accoglienza integra comunque una grave violazione delle regole, in quanto per tale via lo straniero si sottrae del tutto al controllo dell'autorità. Quindi vedete come il tema del controllo è inserito nel circuito di quello che dovrebbe essere accoglienza, dovrebbe essere una sorta di coprifuoco eterno e quotidiano a danno del richiedente protezione. Anche perché nella direttiva europea di questo tema del controllo dell'autorità non c'è traccia, ma l'abbiamo introdotta noi. A loro modo, seppur con ovviamente delle distinzioni, va detto che bassi livelli di revoca talvolta, non sempre ovviamente, talvolta comunque segnalano come dire, una relazione inversa rispetto alla qualità dell'accoglienza. Faccio il caso di Trieste, dove lavora anche Schiavone, non lo faccio perché è qua di fianco a me. Ma a Trieste, su 1329 accolti all'inizio dell'anno, i revocati nel biennio erano, tra virgolette, solo 93, quindi il 7%. Perché talvolta è capitato di incontrare casi di richiedenti che il centro lo abbandonano volontariamente perché magari le condizioni di accoglienza non sono esattamente ottimali. Questo non significa che alte revoche, pessima accoglienza, ma il caso di Trieste è abbastanza significativo. Perché dico con le dovute differenze? Perché Roma, uno dice, beh, Roma, bassissime revoche, tanti accolti, accoglienza perfetta. La cosa singolare è stata che a fronte di questi dati, oggi, in vista di questa iniziativa, ho ritelefonato alla prefettura di Roma, mi sono confrontato con il viceprefetto aggiunto che mi aveva comunicato questi dati, e gli ho detto, ma è sicuro? Perché sono un po' bassi. E ve lo assicuro, la conversazione è registrata, il viceprefetto aggiunto con grande sportività, ci penso un attimo e dice, ma sai che mi ha messo una pulce nell'orecchio? Temo che abbiamo comunicato solo i dati relativi alle revoche per grave violazione. Ci siamo dimenticati gli allontanamenti. Gli allontanamenti sono la parte maggioritaria. Alla richiesta, ma allora potrebbe darmi qualche informazione? La prefettura di Roma comunicherà i dati più avanti, ma già oggi il viceprefetto aggiunto, in questo caso il dottor Leone, ha dichiarato che nel contesto di Roma si provvede alla revoca con decreti complessivi per 100 richiedenti al mese, considerando SPRAR e CAS. A Roma fanno 2000 nel biennio, 2000 e passa nel biennio, grandi centro, i numeri purtroppo tornano. All'appello, come vi dicevo, mancano ancora il 50% delle prefetture, tra queste Milano, Napoli e Torino.
Concludo veramente perché c'è questa resistenza a fornire i dati, in parte la risposta ce l'ha data involontariamente il commissariato del governo di Bolzano, il quale aveva riconosciuto, ha comunicato i dati, ma per errore il ministero ci ha inviato la corrispondenza tra il commissariato di Bolzano e il ministero, dove il commissariato di Bolzano diceva: questi ci chiedono i dati, cosa facciamo? Il ministero per errore ci ha girato la comunicazione, quindi noi un grande fair play la condividiamo, perché è significativa, non c'è nulla di sensibile, è significativa, perché cosa dice il commissariato di Bolzano al ministero dell'interno? Dice: questi qua di Altra Economia ci chiedono i dati. Se guardiamo il paragrafo con la stampettina colorata accanto, dice: ciò premesso, attesa la delicatezza dei dati richiesti, che se resi pubblici potrebbero divenire oggetto di strumentalizzazione, e tenuto conto, i codici però noi glieli vogliamo dare. Ha ragione drammaticamente il commissariato di Bolzano, perché l'abbiamo misurato sulla nostra pelle, noi pubblichiamo l'inchiesta, sostanzialmente non ci, dal punto di vista della grande informazione di massa italiana, nessuno alza le antenne, lo fa soltanto un quotidiano che non fa parte ovviamente del novero dei blasonati, però lo conoscete sicuramente, si chiama La Verità. Immagino sarete lettori assimili alla Verità. La Verità è diretta da Maurizio Belpietro. La Verità è diretta da Maurizio Belpietro, riprende il nostro pezzo e lo titola così: ci siamo presi 80.000, che è la nostra stima, 80.000 scalmanati che hanno già perso il diritto all'asilo, a parte che sono le misure di accoglienza nel diritto all'asilo, ma a parte questo. Ma questo è il taglio della informazione, non ovviamente di tutta l'informazione italiana, ma dell'unico che ha raccolto il lavoro fatto, che invece è un lavoro concentrato sull'abuso di una misura. Chi firma questo pezzo? Adriano Scianca. Adriano Scianca, non è per polemica personale, Adriano Scianca è il direttore che è stata il primato nazionale, non so se l'avete mai sentito nominare, vi siete mai immaginati in che posizione si colloca. Adriano Scianca è responsabile cultura nazionale di Casa Paolo. Perché lo dico questo? Perché questo è un perfetto esempio di fabbrica delle fake news cosiddette, cioè prendo una notizia, prendo un dato vero e lo piego alla comunicazione di massa. Questo è un esempio ai noi che abbiamo misurato e sul quale volevo riportare la vostra attenzione. Ultima domanda: dove sono finite queste persone? In questo caso 31.000 nel biennio accertati dalle risposte delle prefetture. Le risposte che abbiamo ricevuto dalle prefetture sono tra le più varie. Vi porto Oristano ci risponde: dei soggetti destinatari di tale misura questo ufficio non è a conoscenza della loro destinazione, non sono tenute. Gorizia: per completezza di informazione si soggiunge che successivamente alla regola dell'accoglienza dei soggetti interessati solitamente si limitano a comunicare la questura competente alla lezione di un domicilio concedenti la loro richiesta di protezione, mentre non risulta nota la loro effettiva sistemazione abitativa. E ancora Sondrio, giusto per rimanere in Lombardia, che è basso come regola perché siamo al 68 nel biennio, Sondrio comunica, si fa presente che esula dalle competenze di questo ufficio conoscere il tipo di sistemazione, collocazione e destinazione successiva dei migranti colpiti dai provvedimenti del fuoco. E infine la prefettura di Verona, dove invece le regole sono alte perché sono più di 400 persone in 2 anni, Verona dice: questa prefettura non dispone di dati riguardanti la collocazione e sistemazione dei chiedenti che si sono allontanati dai centri, anche se viene riferito che gli stessi usufruiscono dei posti messi a disposizione dai dormitori pubblici o da enti di assistenza pubblici o privati, ovvero da conoscenti. Questa è la situazione che in parte abbiamo raccontato con questo lavoro. A questo punto io vi ringrazio per la pazienza, forse mi sono un po' allargato, passo la parola a Livio Neri, ripeto, avvocato socio ASPI, per inquadrare ancora meglio il tema delle regole. Buonasera a tutti, io direi che parto dall'argomento che ti ha accomunato con Belpietro, che è sostanzialmente in qualche modo la distinzione, non è vero che ti ha accomunato perché hai preso le distanze su questo, però il rapporto o la coincidenza o meno tra il diritto di asilo e l'accoglienza, cioè quale rapporto c'è tra questi due istituti, perché penso in realtà che si debba partire da questo. È vero quello che tu dicevi, cioè è vero che stiamo parlando di accoglienza, di diritto all'accoglienza, non di diritto di asilo, nel senso che, te lo diceva bene all'inizio, la procedura di accertamento del diritto di asilo, cioè che deve farci capire chi ha diritto o no all'asilo, è cosa separata
appunto dalle misure di accoglienza o meno. Questo, diciamo, dal punto di vista giuridico, di lettura delle norme, è evidente, chi tra di voi si occupa di questa materia lo sa bene, è una cosa fin scontata, ma è un po' troppo scontata forse in realtà alle nostre orecchie, nel senso che senza volerlo quell'articolo del giornale di Belpietro qualcosa di vero lontanamente lo dice, che non è il fatto che sono fannulloni o scalmanati, è che c'entra col diritto di asilo però l'accoglienza. In realtà, che cos'è il diritto di asilo? Nessuno di noi qua riuscirebbe, e nemmeno io, Gianfranco, penso che ce ne occupiamo tutti i giorni, a definirlo con una frase in modo convincente, a dare un contenuto a questo diritto. L'idea che io mi sono fatto dopo anni è che sicuramente è un insieme di diritti, un insieme di posizioni soggettive della persona, una delle quali è quella della quale avremmo dovuto parlare, ma purtroppo il collegamento non è funzionato, quindi l'accesso al territorio, quindi non c'è diritto di asilo se non c'è l'accesso al territorio, la garanzia della non espulsione, che è l'elemento poi per molti più caratterizzante, quindi il diritto al soggiorno e alla non espulsione dal territorio, l'accesso a una procedura, l'accesso agevole a una procedura e l'accoglienza, l'accoglienza e l'integrazione. Io sono sempre più convinto che senza questo elemento il diritto di asilo sia qualcosa appunto di minimo, appunto è mero non respingimento. Però la storia dell'istituto e la nostra Costituzione vanno verso qualcosa di diverso. Questo è un istituto che nasce per proteggere le persone, e anche diciamo, la terminologia del diritto dell'Unione, che tutti ormai abbiamo nell'orecchio, quindi la protezione internazionale, aiuta ad andare in questa direzione. Si parla di protezione delle persone, sicuramente non c'è protezione se si ha solamente il non respingimento. E il tema è veramente intrecciato con quello di oggi, quindi c'è ancora diritto di asilo se non c'è accoglienza? Appunto, l'immagine delle persone abbandonate a loro stesse, che in tutte le grandi città d'Italia ormai sono frequenti, quelli ai giardinetti, hanno magari in tasca il permesso di soggiorno, non tutti lo sanno, sono persone regolari, alcuni in attesa di qualche cosa, questa procedura che non finisce mai, altri in attesa più di niente, nel senso che hanno in tasca il loro permesso di soggiorno, che può durare 2, 3, 5 anni ancora, ma questo non, difficilmente può essere considerato, diciamo, riconoscimento del diritto di asilo. E quindi il tema di oggi, la fine dell'accoglienza, è anche evidentemente la fine del diritto di asilo da un certo punto di vista. E l'espellere dall'accoglienza ha anche l'effetto, neanche nel lungo periodo, nel medio periodo, di allontanare dal territorio. Le persone che se ne vanno dal nostro paese se ne vanno anche perché stare su quel muretto, su quella panchina, dopo un po' si impazzisce o comunque non si riesce nemmeno a sopravvivere. E quindi da questo cortocircuito tra i due piani del diritto, le norme che sono state già in qualche modo citate, indicate da Duccio, sicuramente ci aiutano a capire qualcosa in più. Anzitutto la direttiva che ha citato, la direttiva 2013-33 dell'Unione, definisce l'accoglienza, in realtà non definisce tanto l'accoglienza, ma le condizioni materiali di accoglienza, come le condizioni che includono alloggio, vitto, vestiario, forniti in natura in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità. Quindi il diritto dell'Unione prevede tanto la possibilità di fornire l'accoglienza in natura, come tutti noi abbiamo in mente, quanto la possibilità di fornire sussidi economici o buoni da spendere nelle città. Quindi queste sono le condizioni previste per l'accoglienza. E il diritto dell'Unione, appunto all'articolo 20, che è stato già citato, poi ci dice come può finire prima, diciamo, della fine naturale. La fine naturale dell'accoglienza, poi parlerà Gianfranco Schiavone, quindi l'idea della cessazione dell'accoglienza. L'accoglienza non sempre diciamo, arriva al suo termine naturale, che è quello del quale ci parlerà. In alcuni casi, questo è l'istituto della revoca, finisce prima, in modo più o meno traumatico, per alcuni eventi che possono accadere. E diceva bene Duccio prima, la direttiva dell'Unione prevede esattamente un elenco di ipotesi in cui l'accoglienza può terminare. E questo elenco, senza leggervi le note, però ve lo descrivo rapidamente, anzitutto prevede esattamente quel tipo di decisione del legislatore dell'Unione, che dice le misure di accoglienza possono essere ridotte o revocate. C'è quella gradualità che invece il legislatore interno non ha previsto, prevedendo la sola sanzione della revoca dell'accoglienza, e poi prevede appunto l'ipotesi in cui l'accoglienza possa essere ridotta o revocata.
diciamo, la più frequente, come è stato detto, poi negli accadimenti, nella realtà, è proprio quello dell'abbandono del luogo di accoglienza o di residenza. Dice esattamente la norma, colui che lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità. Quindi chi si allontana, non dice per quanto tempo, a che condizioni, in che modo, ma chi abbandona il luogo di residenza. Un'altra ipotesi è quella di chi invece in qualche modo si sottragga alla procedura di accertamento del diritto di asilo, quindi si è accolti nella misura in cui si è inseriti in una procedura di riconoscimento del diritto di asilo. Chi si sottrae a quella procedura, quindi non si presenta agli appuntamenti, nel nostro caso in questura, alle commissioni territoriali, senza ragione, viene appunto escluso poi anche dall'accoglienza con un provvedimento legittimo di revoca. Poi c'è l'ipotesi della domanda reiterata, quando emerge che la domanda di protezione era già stata presentata e quindi che la persona accolta aveva già una domanda presentata e rigettata, viene appunto revocato nella misura di accoglienza. Le ipotesi, le prime due ipotesi che vi dicevo tuttavia, cioè quelle di abbandono del luogo di residenza e di non presentazione agli appuntamenti della procedura, prevedono nel diritto dell'Unione un modo per in qualche modo riattivare le misure stesse. Cioè la direttiva prevede che in queste ipotesi di revoca sia possibile riattivare la procedura se la persona si ripresenta spontaneamente davanti all'autorità, o anche addirittura dice se viene reperita sostanzialmente, rintracciata, dato il termine rintracciata, quindi addirittura senza nemmeno la volontarietà nel voler riattivare la procedura. Quindi la direttiva prevede proprio che in quei casi in cui si ritiene che ci sia un'inerzia, un abbandono della procedura da parte dell'interessato, le misure vengano riattivate quando invece la persona viene ritirata. E l'ipotesi analoga a quella del mancato presentarsi ai vari appuntamenti è quello di chi non presenti la domanda del tutto e quindi è inserito in una procedura, deve ancora formalizzare la domanda e non la presenta. Poi c'è l'ipotesi in cui emerge come la persona in realtà non abbia bisogno delle misure di accoglienza, perché la direttiva prevede che gli Stati membri possano riservare le misure di accoglienza a chi ne abbia bisogno, cioè non abbia mezzi economici propri. Nei casi in cui si scopre appunto che la persona dei mezzi economici li ha, invece è proprio previsto che possa essere revocata l'accoglienza. E l'ultima ipotesi, quella che non è probabilmente quella numericamente più significativa, ma quella che in realtà crea più contenzioso, quindi le sentenze in realtà che si trovano, l'Italia e il Consiglio di Stato sono più su questo caso, diciamo, è il caso in qualche modo della revoca disciplinare, quindi quello che diceva la violazione delle regole del centro. Delle regole del centro, oppure si dice anche i comportamenti gravemente violenti. In tutte queste ipotesi è importante rilevare come non solo la direttiva prevede appunto quella gradualità, quindi la riduzione, che poi non essendo stata recepita nel nostro ordinamento è anche difficile da immaginare, ma evidentemente deve essere fatto uno sforzo per immaginarlo perché la direttiva sia recepita, quindi la riduzione che non sia revoca, quel tipo di gradualità non è presente nel nostro ordinamento, e poi gli altri requisiti richiesti dall'articolo 20 della direttiva sono che il provvedimento sia motivato, ovviamente, che sia individuale, e su cui le 100 revoche mensili della Prefettura di Roma fanno pensare a una scarsa individualità del provvedimento, e imparziali nella loro emissione. Poi un'altra indicazione interessante della direttiva, che poi vediamo come è stata recepita nel nostro ordinamento, è un comma finale, diciamo, di questo articolo 20, che dice come in ogni caso, quindi completata la disciplina della revoca, dice la direttiva, gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza, quindi norma di chiusura, l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'altra norma e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. Quindi l'idea che al di là dei motivi per cui si possa disporre legittimamente di una revoca dell'accoglienza, deve essere garantita in ogni caso l'assistenza sanitaria e una vita dignitosa alle persone che abbiano una procedura di accertamento della protezione internazionale. E queste norme come sono state recepite nel nostro ordinamento? In modo, sicuramente abbiamo visto già dei cenni che abbiamo fatto, insufficiente, ma anche in un modo disorganizzato, in realtà possiamo dire un po' disordinato. Questo perché tutti sapete
del tutt'oggi della struttura caotica del sistema di accoglienza, che prevede teoricamente sulla carta un sistema che dovrebbe essere quello ordinario per il sistema SPRAR, quindi il sistema di protezione per i richiedenti asilo, gestito dal servizio centrale, e poi solo in casi eccezionali, adesso non entriamo nel dettaglio, sono cose che più o meno sapete, i cosiddetti CAS, quindi i centri di accoglienza straordinaria, e per una prima fase necessaria in alcuni casi per identificazione, i centri governativi di prima accoglienza, che sono i vecchi CARA, per chi ha presente questa terminologia. Questa era, diciamo, in qualche modo la struttura anche del decreto 142 che è stato citato, che quindi prevedeva un sistema di accoglienza, lo SPRAR, un sistema di accoglienza, diciamo, di introduzione allo SPRAR, che in alcuni casi può essere necessario, i centri governativi, quindi grossi centri in cui le persone vengono identificate e poi inviate verso i centri, e solo eventualmente, in caso di eccezionale flusso di persone, i cosiddetti centri di accoglienza straordinari. Tutti sappiamo come non è andata così, ma questo non è il tema della strada. Sappiamo che è completamente stravolto il sistema, per cui la regola, dal punto di vista numerico, invece è quello dei centri governativi, dei centri di accoglienza straordinari. E perché faccio questa premessa dovendo parlare di revoche? Perché le revoche sono regolate in modo diverso tra questi centri, e quindi le norme che regolano la revoca nei centri straordinari, per intenderci, e quelle nello SPRAR sono diverse. Diverse sono le ipotesi, quindi, che giustificano la revoca negli uni e negli altri. E quali sono le norme? È l'articolo 13 in particolare che regola la revoca nei CAS e nei centri governativi. L'articolo di 4 righe, e in queste 4 righe dice semplicemente che l'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui stiamo parlando comporta la revoca delle condizioni di accoglienza. Punto, sostanzialmente. Questa è la norma, dice l'allontanamento da quei centri comporta la revoca dell'accoglienza. Non c'è altro, e quindi qualsiasi forma di revoca emessa al di fuori di queste ipotesi è emessa al di fuori della norma che regola l'accoglienza nel nostro paese. Diversa e più strutturata sicuramente è la norma che regola esclusivamente la revoca dell'accoglienza nei centri SPRAR. Buona parte delle risposte che sono state date, tutto il discorso appunto sulle regole delle strutture, in realtà possono porsi legittimamente solo se ci stiamo riferendo ai centri SPRAR, per i quali invece l'articolo 23 prevede un elenco di ipotesi che sono in parte, adesso vediamo le differenze, quelle che abbiamo già visto per la direttiva, ma che appunto in modo esplicito, perché così si esprime la norma, sono riferite al centro di SPRAR. Vi dico che non ci sono grandi dubbi, sono sto dicendo qualcosa, la mia non è un'interpretazione forzata delle norme, nel senso che l'articolo che vi ho citato prima, l'articolo 13, fa riferimento alle strutture di cui agli articoli 9 e 11, quindi li identifica in modo molto preciso, che sono i CAS e i centri governativi. L'articolo 23 invece fa riferimento espressamente ai centri di cui l'articolo 14, che sono i centri SPRAR, quindi la distinzione è precisissima. E le ipotesi sono sostanzialmente, non ve le elenco per non perdere tempo, sono le stesse di più o meno previste dalla direttiva. Ci sono anche qua i comportamenti gravemente violenti, c'è una specifica poi sulla violazione grave o ripetuta, e questo è sicuramente, pur con la norma che abbiamo, un'indicazione che deve essere considerata nel valutare la legittimità dei provvedimenti di revoca. Quindi si deve trattare di violazioni gravi o ripetute, in realtà è disgiuntivo, poi dovuto a una norma, quindi violazioni gravi o ripetute delle regole della struttura. Quindi la singola violazione non grave di una norma della struttura, non essersi presentati al centro al corso di lingua, o essere arrivati in ritardo, o non essersi presentato una volta, sicuramente non è una violazione né grave né ripetuta se non è accaduto più volte. Il caso, anche qua, del ripristino dell'accoglienza, abbiamo visto come la direttiva impone, nel caso in cui la persona ricompaia, di riattivare le misure di accoglienza. Per quanto riguarda gli altri centri, CAS e centri governativi, non è prevista del tutto una norma di quella natura. Per quanto riguarda invece i centri SPRAR è prevista, ma in modo completamente diverso da come invece
è previsto dalla direttiva, quindi si dice il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito, immagino un incidente stradale, un terremoto, o comunque da gravi motivi personali. Una limitazione che appunto, ripeto, non c'è nella direttiva e fa sospettare della legittimità di questa norma. E però dice qualcosa in realtà dell'intenzione del nostro legislatore. Tutte queste norme non sono indicate a caso. L'idea, e qui ci ricolleghiamo un po' alle premesse iniziali sul significato del diritto di asilo, è che sia una misura che uno si deve meritare, che uno deve essere una brava persona per inventarsi l'accoglienza. Molti potranno anche dire sì, in qualche modo sono risorse pubbliche, uno deve far vedere che è una brava persona. In realtà è un ragionamento che non facciamo per nessun'altra persona che usufruisce in qualche modo di politiche sociali. Nessuno va a dire agli anziani che devono essere bravi, se no vengono sbattuti fuori dal centro in cui si trovano, o ai disabili che devono essere educati, altrimenti le misure che vengono rivolte loro verranno interrotte. Stiamo parlando di persone che sono sicuramente portatrici di una vulnerabilità particolare, diversa da tante altre, ma è sicuramente una vulnerabilità sociale e che però devono guadagnarsi sicuramente e meritarsi le misure di accoglienza che vengono loro. E qui si torna anche al senso di quella norma iniziale della direttiva che diceva anche nei casi in cui la revoca è legittima, questa misura non dovrà comportare il venir meno di quelle misure minime di assistenza sanitaria e di dignità, diciamo, del vivere di queste persone, che non deve essere negata nemmeno a chi venga espulso da questi centri. Da ultimo, sulla casistica abbiamo visto appunto alcuni regolamenti e come questi vengono applicati. Alcuni principi, diciamo, alcune fattispecie che spesso vengono poste ai tribunali riguardano comportamenti anche scorretti e anche penalmente sanzionati al di fuori della vita del centro. Questa è una delle altre questioni su cui si gioca molto di questa materia. Il caso, per esempio, faccio una questione che un paio di volte è già arrivata ad alcuni tribunali amministrativi, di persone arrestate ad esempio per il traffico di stupefacenti o per la cessione di stupefacenti. Ci sono tribunali che hanno detto come una condotta del tutto estranea come questa dalla vita del centro, dalle regole del centro, non possa essere punita con la revoca, altrimenti il TAR Piemonte che invece ha ritenuto legittima l'espulsione dai centri nel caso appunto in cui la persona venga denunciata per reati di questa natura. Il quadro, quindi, così vado a concludere, del recepimento della direttiva porta sicuramente da un lato a dubbi di compatibilità che abbiamo indicato e che sono evidenti, compatibilità del decreto legislativo con la direttiva, e quindi sicuramente c'è da riflettere di più, da rivolgersi, fare un anno esposto probabilmente alla commissione, perché avrà una procedura di infrazione per il modo in cui è stata recepita e attuata, come risulta anche da questa tua indagine, la direttiva. E dall'altro, pur con la poca norma che ci ritroviamo, quindi con una norma così poco garantista, sicuramente degli spazi di diritti, di rispetto del diritto degli ospiti e delle persone accolte, che in questo momento probabilmente viene un po' meno, perché se i numeri sono questi, quindi 30 che probabilmente sono 60 o 70 mila, e il contenzioso è il poco che conosciamo, quindi sono alcune decine di sentenze che si trovano in questa materia, vuol dire che evidentemente, visti i presupposti di questi provvedimenti, c'è un deficit di tutela e di assistenza delle persone che deve portarci tutti a essere attenti al fatto che quando siamo di fronte a un provvedimento di revoca c'è da un lato un possibile mancato rispetto di norme che il diritto dell'Unione, il diritto interno prevede, e dall'altro c'è di fatto una negazione del diritto di asilo inteso in modo pieno come dovrebbe. Grazie. E come anticipava Lignone, adesso passo la parola a Gianfranco Schiavone, che si occuperà più in generale del tema della fine dell'accoglienza e in particolare della cessazione di questa. Sì, io grazie Livio, purtroppo avrò un altro punto di riflessione che riguarda ancora più in generale il sistema d'asilo e la sua effettività, insomma, e sostanzialmente la
la possibilità di garantire appunto questo insieme di diritti che noi chiamiamo asilo o protezione internazionale e che riguarda non la revoca delle misure di accoglienza per richiedenti, ma la cessazione delle misure di accoglienza dopo la fine, diciamo, dopo la conclusione del procedimento giuridico, cioè amministrativo, cioè giurisdizionale di riconoscimento della protezione. Magari qualcuno di voi dirà questo perché è un problema. E vedremo in che senso è un problema, chiaramente di tutt'altra natura, ma non meno importante sul piano, diciamo, sia giuridico, ma anche soprattutto le conseguenze sociali. Allora, la prima cosa che va detta è che se, qui entriamo in una materia completamente diversa, siamo almeno teoricamente assistiti dal diritto dell'Unione in caso di revoca delle misure di accoglienza per il diritto di protezione internazionale, e io, come dico, sono forse anche di più convinto che siamo di fronte a una non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione, quindi sicuramente la segnalazione alla Commissione, ma anche, come dire, il fatto che dobbiamo continuamente tentare di, come dire, fare in modo che vi sia un rinvio giudiziario della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per appunto la verifica della conformità o della non conformità della norma interna appunto con il diritto dell'Unione. Bene, se tutto questo praticamente non riguarda il tema di cui adesso tratterò, perché praticamente il diritto dell'Unione, che regola ormai tutta la materia dell'asilo in tutti i suoi aspetti, nulla dice sull'accoglienza dopo il riconoscimento giuridico della protezione. La direttiva qualifica si limita a chiaramente prevedere dei diritti di assistenza sociale a parità di condizioni con il cittadino, e all'articolo 33 a fare un genericissimo e assolutamente, direi quasi impalpabile, no? Rinvio a, vuol dire, a una sorta di obbligo che però diventa più morale che, insomma, anzi, che giuridico in realtà, degli stati ad assicurare, diciamo, programmi di integrazione per i titolari di protezione internazionale o stato di rifugiato o stato di protezione sussidiaria, non, neanche umanitaria, perché chiaramente se parliamo del diritto dell'Unione. Quindi quello che è avvenuto in Europa, però io ci tengo a partire da questa riflessione perché riusciamo per così a capire bene molte delle disfunzioni che noi che vediamo non solo nel nostro paese ma nel sistema europeo. Il legislatore europeo non ha affrontato la questione di come aiutare i titolari di protezione internazionale a realizzare una efficace inclusione sociale, diciamo, in questo continente. Piccolo dettaglio, piccolissimo dettaglio. Quindi una immensa questione che riguarda milioni di persone nell'Unione Europea è lasciata in questo momento all'assoluta discrezionalità degli Stati, alcuni dei quali hanno politiche di integrazione sociale dei titolari di protezione, altri meno, altri praticamente non ne hanno. In una appunto, varietà veramente incredibile, che evidentemente incide sostanzialmente sulla mancata comunicazione, non sul piano formale, perché questo tema è al di fuori delle direttive, ma sul piano reale è evidente che quando due paesi hanno sistemi per favorire o non favorire l'inclusione sociale dei rifugiati totalmente diversi, no? Non possiamo parlare di avvicinamento, neanche di lontano avvicinamento a un sistema comune d'asilo. Quindi il sistema comune d'asilo che appare normato in tutti i suoi aspetti, dalla determinazione dello Stato competente a esaminare la domanda, insomma, che la sprofonda nel caos, questo è il primo, alle qualifiche, che anche lì in realtà i dati sono completamente diversi, le procedure, comunque temi sui quali appunto apparentemente anche l'accoglienza dei richiedenti, comunque c'è un avvicinamento. E a seconda che poi lo si voglia vedere in maniera più o meno critica, ma sicuramente c'è un inizio di avvio verso un sistema comune di asilo, sicuramente non c'è in questo caso. Sostanzialmente in tutta Europa quasi tutte le misure di integrazione sociale sono o lasciate all'assistenza pubblica generica o alla carità, ancora, diciamo, più privata,
o sono frutto, diciamo, di magari continui, frequenti e anche interessanti progetti, ma non di misure sistematiche. Direi che forse l'eccezione è la Svezia, per certi aspetti l'Olanda, qualcosa la Germania, ma insomma sostanzialmente poi adesso non possiamo parlare di ogni paese, sono alcuni molto interessanti che vi posso consigliare. Comunque, noi abbiamo un quadro veramente desolante nel quale per l'appunto non sappiamo, come dire, di fatto, cioè le differenze sono enormi e il legislatore appunto dell'Unione sull'argomento tace. Qual è la situazione italiana in questo quadro? Ma la situazione italiana è molto dubbia perché se noi guardiamo il sistema come dovrebbe essere, come ha accennato bene Livio, cioè con la riforma introdotta dal decreto legislativo 142, cioè l'istituzione del sistema unico di asilo come nello SPRAR, noi potremmo giungere alla conclusione, anche se è curiosa vista questo sistema, tra l'altro dove ereditiamo da una normativa precedente che addirittura ben precede, no? L'armonizzazione di cui stiamo parlando, perché lo SPRAR nasce nel 2002 in un contesto tra l'altro completamente diverso, sia storico direi che anche normativo. Ebbene, comunque, se correttamente, ma comunque interpretiamo che il sistema italiano è, o dovrebbe essere, insomma, un sistema unico fondato sull'applicazione del sistema di protezione, dovremmo essere ragionevolmente contenti, perché quel sistema ha come indiscutibile caratteristica, come appunto già dice l'acronimo, di essere un sistema che prevede un continuum di presa in carico del richiedente asilo e del titolare di protezione. Sistema di protezione per richiedente asilo e rifugiato. E la logica dello SPRAR è senza dubbio, indiscutibilmente, non solo nella prassi, ma anche negli atti regolamentari, dei decreti ministeriali che hanno istituito i parametri, gli standard dei servizi, eccetera, eccetera, è senza dubbio un sistema che prevede una presa in carico come richiedente asilo e un accompagnamento all'autonomia dei titolari di protezione. Come sapete, per prassi, non si scrive nessuna parte, quanto dura il tempo, comunque per prassi non meno di 6 mesi successivamente al riconoscimento della protezione. Ora, questo però è, quindi se leggiamo, diciamo, la norma come dovrebbe funzionare il sistema, potremmo addirittura, ripeto, arrivare alla conclusione che l'Italia ha un sistema di integrazione sociale per i rifugiati che probabilmente tutto lo migliorare, adesso vedremo anche alcune cose che vi dirò, sicuramente di durata eccessivamente breve, perché questi mesi insomma tutti qui sono amplissimi studi che evidenziano come i tempi potrebbero essere molto molto maggiori e anche prevedendo chiaramente una flessibilità, una gradualità delle misure che sicuramente non ci sono, però potremmo sostanzialmente dire che il sistema italiano prevede appunto l'integrazione sociale. Ma la realtà, come sappiamo, è ben diversa, perché l'85% del sistema pubblico di accoglienza in Italia non è dato dallo SPRAR. Mai dato dei centri straordinari, che dovrebbero essere straordinari, temporanei, e dai quali il richiedente protezione internazionale dovrebbe essere trasferito verso lo SPRAR, con 9 e 11 diciamo del decreto 142, ma questo trasferimento non avviene mai, lo sapete bene. E le persone appunto richiedenti vanno nel caso. Allora, la questione è, ma se vanno nel CAS, come ci regoliamo rispetto appunto all'accoglienza dei titolari di protezione? Possiamo ritenere che semplicemente non ci sia, perché è andato nel CAS, quindi vuol dire che è un sistema che per l'appunto non lo prevede. L'Unione non ci assiste in questo tema perché tace, ripeto, completamente, insomma, lasciando gli stati a una sostanziale assoluta discrezionalità. E qui siamo di fronte a una questione che sulla quale non abbiamo una giurisprudenza, quindi siamo ancora a una interpretazione che però noi giuristi sostiene, che vi dico brevemente, cioè che sostanzialmente, poiché la norma è immaginata appunto e strutturata, la ratio della norma è che il sistema è unico, il sistema è lo SPRAR, qualora
per l'appunto la persona non sia stata via dallo SPRAR, non posso trattarla in maniera diversa rispetto all'accesso alle misure di accoglienza successive al riconoscimento, perché se no avremo due persone, uno va allo SPRAR, uno va al CAS, quindi in medesima condizione giuridica, in trattamenti completamente diversi, come se, come dire, io e Facchini andiamo al bar, andiamo due gratte e vinci, io vinco, lui no, e va bene, perché io vado allo SPRAR, lui vai al CAS, e va bene così, sostanzialmente, no? E che quindi debba interpretarsi, diciamo, appunto, per evidente certezza del diritto, che il titolare di protezione internazionale che è stato tra l'altro impropriamente inserito in un CAS e non trasferito, come la norma dice, non solo deve godere, mentre è oggetto di attenzione straordinaria, di appunto, servizi, procedure e sostegni, perché quelli dell'integrazione sociale, il più vicino, i più aderenti possibili al modello SPRAR, ma deve poter godere in periodo successivo, o tramite il trasferimento nello SPRAR, oppure se il posto continua a permanere a non esserci, tramite la prosecuzione delle misure di accoglienza della medesima struttura. Questo non è la realtà di ciò che avviene, o meglio, avviene in alcune località, in altre non avviene, quindi la situazione, questa è un'inchiesta interessante per esempio, non si capisce quale sia la logica. Devo dire che mi sembra di notare, forse mi sbaglio, recentemente una leggera apertura rispetto appunto all'accoglienza dei tuoi produzioni dei CAS, per esempio sono venuto a sapere che questo avviene per esempio nella prefettura di Monza, per una qua vicino, non mi è chiaro se viene a Milano, no, ovviamente non può fare un'inchiesta, no? Soltanto i riscontri degli incontri, delle formazioni, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo, tradizionalmente da sempre avvenuto a Trieste, dove io vivo, è avvenuto anche prima della linea a Torino, ci sono località che sicuramente non avviene in maniera più assoluta, e il titolare di protezione internazionale 24 ore dopo che è avvenuto il riconoscimento di protezione, come dire, è contestualmente alla notifica del decreto che insomma gli riconosce protezione internazionale, viene anche invitato, tra l'altro verbalmente, senza nessun provvedimento, senza nessun amministrativo, a uscire dal centro. Per cui, perché si dice che l'accoglienza è finita, ma non si dice nel senso come se io dicessi la messa è finita, no? Ma non si comprende se questo, come dire, ha un fondamento normativo, quindi se è finita, cioè per cessazione, non per dire delle misure di accoglienza, cioè comunque un provvedimento è motivato, infatti, quindi e quale sarebbe il fondamento normativo? Fatto sta che tenuto conto che è vero se il diritto dell'Unione non c'è sistema, quel poco di ragionamento giuridico che possiamo fare, a mio avviso, va nella direzione opposta, cioè che in realtà non deve cessare la misura di accoglienza, in quanto avrei già dovuto avere lo stesso riconoscimento che era previsto nel capitolo dello Stato. Quindi, questo per farvi, diciamo, un'analisi della normativa, che come vedete è estremamente fumosa, totalmente fumosa. Qui siamo, come dire, ancora più lontani, diciamo, da alcune certezze, no? Che invece abbiamo in materia di revoca. E concludo rispetto a quello che è la realtà, cioè alcune considerazioni su quelli che sono la realtà dei fatti che viene prodotta da questa sostanziale mancanza di regolamentazione di un'enorme questione sociale, praticamente. Beh, la prima è che noi non sappiamo neppure in questo paese quante persone, quanti rifugiati hanno effettivamente accoglienza dopo la protezione, quanti, perché i dati non sono divulgati, per l'appunto, e non so neppure se hanno un posto di richiesta al Ministero risponderebbe, perché non si tratta di fornire dei dati semplici, ma di fare una chiaramente comparazione su quanti sono rimasti nel CAS, quanti sono trasferiti nello SPRAR, il periodo temporale interessato, insomma fare effettivamente un approfondimento per capire la percentuale di titolari di protezione che hanno avuto accesso a una misura e quali no. La mia stima, così senza nessuna teoria di scientificità, è che non andiamo oltre la metà di titolari di protezione. Ecco, probabilmente siamo al di sotto di questa previsione.
Quindi una parte delle persone viene tranquillamente sbattuta in strada, tanto per essere molto chiari, senza troppi complimenti, no? Il giorno stesso in cui dovrebbe cominciare la sua nuova vita. Se per caso senza un lavoro, e magari se il centro in cui ha vissuto era pure non granché, per usare un eufemismo, senza aver fatto niente. In quel centro è perché non c'era il tempo, non c'era il corso, non c'era la formazione, non c'era niente. Quindi è irrilevante quello che ha avuto sostanzialmente. Quindi è possibile che si trovi sostanzialmente una condizione di totale, diciamo, deprivazione di aiuti. Ometto per pietà, diciamo, dell'argomento che cosa avviene se addirittura non è stata correttamente, la persona non è stata correttamente iscritta all'anagrafe del comune del cui il centro che aveva e ha sede, perché in questo caso non è neppure residente in quella località, pur essendo magari presente in Italia da due anni, o anche un anno, due anni, tre anni, e quindi il famoso giorno dell'uscita, come dire, si rivolge all'assistenza sociale, che tra l'altro già non c'è sostanzialmente, e gli viene detto che lui non esiste, no? Sostanzialmente, ma veramente in quel territorio da due anni. Quindi le situazioni che si possono verificare sono veramente incredibili per, diciamo, errata, diciamo, applicazione della norma. Ma nel caso in cui comunque magari l'assistenza ci sia stata, il centro abbia avuto un buon funzionamento, la residenza ci sia, comunque si trova in una situazione di completa, diciamo, assenza di strumenti di aiuto all'inclusione sociale. Quale effetto tutto questo ha sul sistema nazionale non lo sappiamo, nel senso che noi non sappiamo ancora adesso, proprio perché i dati sono indisponibili, sia nel senso che non vengono dati, ma sono estremamente difficili anche elaborarli, su quanti sono veramente le persone internazionali che rimangono in Italia. Perché il solo, diciamo, voi non potete dire, ma se lo sappiamo sicuramente, basta vedere quanti hanno rinnovato. Non è sufficiente, perché il rinnovo non mi dice se quella persona in realtà nel periodo, diciamo, in cui ha fatto finta di stare in Italia, in realtà vive in Italia o vive all'estero. E anche qui, come dire, credo che esperienze molto molto diffuse, insomma, e rilevazioni di dati empirici su piccoli campioni ci dicono che in realtà è elevatissimo il numero di persone internazionali che comunque hanno messo soggiorno italiano vivono all'estero e rientrano in Italia esclusivamente per rinnovare. Quindi per l'Italia sostanzialmente queste persone, quindi, è difficilissima l'inclusione di integrazione sociale, non è stato tra l'altro formalmente possibile nell'Unione Europea accedere al mercato del lavoro di altro paese. Questa è un'altra delle problematiche su cui che non apro qui. E per quanto riguarda l'Italia, potremmo anche dire, se vogliamo guardarla anche dal punto di vista dell'istituzionale, cioè del sistema paese, che quella persona per l'Italia è solo stato un costo. Il costo dell'accoglienza, il costo della procedura, il riconoscimento giuridico, dopodiché lui non è qui, la sua vita non la spende qui, per cui in realtà, per dire, appunto, il sistema dell'accoglienza è una gigantesca macchina a perdere, che non ha un esito, non ha una proiezione e non ha una ricaduta sociale. E questo è sostanzialmente quello che realmente avviene, perché che si tratti di persone che vanno all'estero o che si tratti di persone che rimangono in Italia e che finiscono nella marginalità sociale, quindi con ulteriori problematiche, o nel lavoro nero, per appunto difficoltà magari per tantissimo tempo di trovare una integrazione, un'inclusione, diciamo, normale, posso dire con certezza che il sistema appunto dell'accoglienza, tra le sue tante mostruosità, è una macchina che produce un micidiale disagio sociale nel paese, che ovviamente si presta poi a facilissima strumentalizzazione di carattere politico, però che non riguarda, come dire, le persone, ma riguarda il fatto che c'è un nucleo di verità nel dire che l'accoglienza genera disagio sociale, certo, ma per la deregolamentazione con la quale avviene, per l'inerzia del legislatore su questi temi e della politica, appunto, sul pensare che se noi non realizziamo un efficace sistema di accoglienza, e di dove la parte del dopo
è una parte fondamentale che in realtà produciamo soltanto, ripeto, delle mostruosità. Tutti gli studi sociologici e anche alcuni interessantissimi, commissioni della stessa Commissione Europea, sottolineano come l'accompagnamento all'inclusione sociale e alla protezione internazionale è una misura necessaria, che i rifugiati hanno una, diciamo, un tasso di inclusione lavorativa più bassa di migranti non forzati, per moltissimi motivi, se volete discutiamo, ma insomma ci sono, rispetto, potremmo andare avanti all'infinito, che l'accompagnamento ovviamente anche graduale, non necessariamente il posto fisico, non nell'accoglienza lì, nello stesso centro, ma altre forme di accompagnamento dedicato però, cioè non i servizi sociali in generale, dedicato, dovrebbero durare, secondo questi studi, non meno di 2-3 anni. Quindi l'intero sistema italiano, anche quando funziona, anche quella parte che funziona e che eventualmente possiamo interpretare applicabile complessivamente all'insieme del sistema, che dovrebbe essere applicato, ma infatti non lo è, e si rivela inadatto. Perché, e lo vedete anche, ho finito, se leggete il rapporto del sistema del rapporto sulla protezione internazionale in Italia e i rapporti del sistema di protezione, vedete che non sono così veri purtroppo i dati sull'inclusione sociale. Buona parte, diciamo, delle accoglienze anche nello SPRAR si concludono per decorrenza termine. Quella quota che comunque è rilevante, dove insomma si ritiene che ci sia un avvenuto, diciamo, autonomizzazione, in realtà è statisticamente ancora povera, poco elaborata, non è in coordinamento con i dati, non sono in coordinamento con i servizi sociali del territorio, quindi di fatto la verità è che quante sono le persone rifugiate in Italia che hanno poi una vita piena, diciamo, normale, e nel minor tempo possibile in questo paese. Non lo sappiamo. Grazie, grazie Gianfranco Schiavone. Adesso passo la parola a Yasmina Cabo della campagna Lasciati Centrare per spostare il fuoco sempre sullo stesso tema, ma anche sul campo rispetto all'attività della campagna. Allora, salve a tutti. Intanto noi stiamo aspettando anche Franco Cirino, che è un avvocato calabrese che è con noi con la campagna, purtroppo è in ritardo. Spero che arrivi nel frattempo. Allora, intanto mi fa molto piacere che abbiano risposto alla domanda di accesso agli atti, perché noi anni fa facevamo appunto l'accesso agli atti a tutte le prefetture e ci risposero in 3, di cui Venezia, che ci disse che potevamo anche impegnarci a fare altre cose, piuttosto li potevamo aiutare nel fare un'accoglienza migliore, per fargli perdere tempo dietro i dati. Questo ci risposero. E altri ci risposero che assolutamente non ci avrebbero dato mai nulla, questo nero su bianco. Infatti ancora adesso siamo in attesa di un ricorso a TAR, soprattutto che non ci hanno prodotto tanto alcun dato. Quindi posso essere più breve di quello che pensavo. Allora, intanto, ritornando sul tema dell'accoglienza, allora, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda in particolare, io volevo sul tema del ghetto, perché tutto quello che si è costruito negli anni mi ricorda quello che è il pensiero di Sayed, che è un sociologo algerino per me molto importante, che ha ben studiato questo tipo di questioni, e che ci ricorda questo, che ogni volta che noi accogliamo, non accogliamo davvero per accogliere e quindi costruire principalmente strumenti di non inclusione, di vita nel nuovo mondo in cui si arriva, che dovrebbe essere la prima cosa, non dovrebbe essere necessaria dopo 50 anni di distruzione, dovrebbe essere la prima cosa. Evidentemente il ghetto è funzionale e continuerà a essere funzionale al sistema, a maggior ragione se è autorizzato, a maggior ragione se funziona bene, perché chiaramente anche uno SPRAR che funziona bene, se poi alla fine del percorso produce gente che noi ritroviamo, perché li ritroviamo a lavorare nel terreno di sfruttamento, evidentemente anche quello continua ad essere un ghetto e lo resterà.
le persone restano in accoglienza anche 4 anni, è vero che ci sono le revoche che escono, c'è anche gente che ci resta 4 anni, 5 anni, senza fare assolutamente niente di quello che effettivamente si potrebbe mettere in piedi. E tra l'altro noi abbiamo anche smesso un po' di fare una denuncia puntuale di tutto il monitoraggio che facciamo sull'accoglienza, sia perché appunto il momento sociale ce lo impedisce, visto che ogni volta che diciamo che l'accoglienza non funziona ci rimanda indietro il pensiero della destra che è contento di usare i nostri rapporti per dire abbiamo ragione, non accogliamo, ma quello che stiamo cercando di fare è un continuo monitoraggio, un continuo lavoro di informazione insieme ai migranti accolti nei centri perché abbiano degli strumenti di salvaguardia, non solo dal punto di vista legale, ma anche semplicemente umano. Vale più la pena forse fare una falegnameria insieme ai richiedenti asilo e quindi lavorare insieme piuttosto che lavorare sull'accoglienza in un centro di accoglienza, cioè tornare ad un lavoro di rapporto di parità tra le persone. Tra le revoche e non revoche, insomma, delle persone che protestavano all'interno dei centri, ve lo racconterà bene tra l'altro Franco Cirino, c'è anche il confino. Chi protesta in un centro viene poi spostato in aree desolate, lontanissime da ovunque, è capitato ad esempio a Vicenza, dove si trovavano al centro della città, al centro di accoglienza, 10 delle persone che protestavano non sono state revocate, sono state spostate in un'area montagnosa dove c'erano loro la montagna e gli alberi, una sorta di punizione. E quando siamo andati a parlare col prefetto ci ha proprio detto così: no, ma loro meritavano una punizione. Devo dire ancora, appunto, ribadendo quello che diceva Schiavone, molti stanno lavorando fuori, molti però anche vengono dublinati, tra l'altro, perché nel frattempo i permessi di soggiorno li scadono, e questo viene dublinati quando ritornano qui, come si diceva, non hanno più nulla, non hanno un documento, non hanno una residenza, non hanno possibilità più di far niente, e ci ritroviamo ad esempio a Casal di Principe e ricominciano da capo a pulire i vetri delle macchine. Con alcuni sudanesi, fortunatamente, perché sono stati dublinati, che hanno avuto la forza di tornare indietro poi in Francia nello specifico, utilizzando anche i rapporti sulla mala accoglienza, queste persone che avrebbero dovuto riprendere la procedura in Italia sono riusciti a chiedere asilo in Francia grazie a tutto il lavoro di monitoraggio che si fa. I francesi sono riusciti a dire ok, questo sudanese se ne è venuto in Francia, è stato dublinato, l'hanno lasciato per strada, abbiamo fatto ricorso, ha potuto chiedere asilo in Francia. Quindi in tutto questo la rete si sta fortificando molto di più perché ci controllano in ogni modo possibile, non migranti, continuano a ghettizzare, e devo dire la verità, a me le politiche di accoglienza sui richiedenti asilo ricordano molto quello che hanno combinato nel tempo ai Rom, perché cioè, il campo Rom è proprio l'emblema di come noi trattiamo chi arriva in questo paese. Detto questo, una delle cose che in realtà mi sta molto più a cuore è la questione delle vulnerabilità. Le donne e tutti gli uomini vittime di torture e di violenza che poi si ritrovano a finire all'accoglienza non solo per strada, ma senza nessun tipo di assistenza, quindi direttamente buttati nella prostituzione o direttamente buttati per la strada a impazzire. In passato li avevamo trovati anche negli OPG ad Aversa. Adesso non li troviamo negli OPG, ma li ritroviamo magari in stato confusionale, perché continuiamo a non avere in questo paese un servizio pubblico che si occupi di salute pubblica, continuiamo a non avere un servizio pubblico che si occupi di assistere le persone in altre forme, continuiamo ad avere un servizio pubblico che non concede la residenza per prassi di cui abbiamo parlato in un rapporto che abbiamo pubblicato, proprio per fornire strumenti di attacco contro le amministrazioni per chiedere delle procedure uniche. Però mi fermo qua perché vorrei far parlare di Franco Cirino, che ha fatto un lungo viaggio per arrivare e collabora con la campagna dalla Calabria. Buonasera a tutti, mi chiamo Franco. Nella vita sono operatore legale di uno SPRAR a Cosenza, dove opero da una dozzina d'anni. Grazie a questa esperienza di formazione che nel corso degli anni lo SPRAR mi ha offerto, abbiamo creato delle realtà parallele in città, sono uno sportello legale e un'equipe multidisciplinare per la emersione delle vittime di tortura e di tratta, fondate proprio sul lavoro volontario nostro, appunto dovuto dalla
dall'esperienza che avevamo acquisito nei vari ambiti concettuali dell'ospedale. Dopo un po' di anni ci siamo accorti che la situazione stava implodendo in città, che i posti, diciamo, c'era tanta gente che reclamava comunque assistenza, ascolto e tante altre cose, e quindi abbiamo pensato di mettere in campo tutto quello che erano le nostre conoscenze e di offrirle gratuitamente a tutti quanti, con dei risultati ritengo positivi, con delle esperienze importanti che si stanno sviluppando. Questa crescita ci ha permesso poi di intrecciarci con le altre realtà che, diciamo, pulsano di vita in questo campo, pulsano di vita alla ricerca di un mondo migliore, alla ricerca di diritti per tutti, e tra le tante cose siamo appunto diventati anche parte della campagna Lascia del Centrale, dove personalmente io vedendo qua il tema che quando l'accoglienza finisce, in realtà quando chiudo gli occhi e penso a quello che ho visto, in realtà è proprio l'accoglienza comincia, perché ci sono delle situazioni che si sono viste dove veramente si tratta solamente di business per chi, per il gestore. È ovvio che tutta questa cosa si fa? Si crea appunto un binario, almeno quello della mia esperienza a Cosenza, dove tutte le persone che transitano nei CAS, 5-6-7% poi forse finiscono in ospedale, ma tutti gli altri rimangono per strada, nel senso la fortuna, cercano di appunto riorganizzarsi, almeno questo, ma in maniera appunto occupando degli spazi oppure spostandosi nelle campagne, proprio perché non è stato il loro periodo di accoglienza, per quanto magari a volte sia stato anche di un paio di anni, non ha prodotto in realtà per loro nessun beneficio, nessun giovamento, proprio perché la gestione in questi posti viene fatta disattendendo un po' quelle che sono le caratteristiche dell'essere umano, la sua soggettività, viene semplicemente parcheggiato, e quindi questo non dà il via ad alcun processo di integrazione, ma anche di ricognizione della persona quando arriva sul territorio, perché non è stimolato in niente le sue abilità, magari le sue competenze trascorse, nessuno insomma gli interagisce con lui, gli chiede di raccontarsi e di capire cosa potrebbe fare e di come potrebbe inserirsi nella collettività, appunto dal punto di vista, come dire, orizzontale, no? facendo il suo, però questi parcheggi non fanno questo, e anzi quando si va a parlare con qualcuno di questi gestori, raccontano tutti quanti la storia che loro non sono venuti, eccetera, eccetera. Quando va... si va anche in prefettura magari poi a raccontare quello che si vede, si trova anche un atteggiamento appunto di sì, però non è che noi possiamo andare a fare la guerra a tutti, noi dobbiamo ringraziarli, questi gestori che hanno sospeso le loro attività operative per raccogliere i nostri fantasie. Questo è tante volte che ci hanno raccontato. E in più appunto, come ho sentito la Jasmine, ci sono persone che dopo aver parlato con noi, o comunque provano a, dopo essere capitati da noi per tanti motivi, provano a riportare qualcosa, vengono sempre subito allontanati. Noi abbiamo avuto degli esempi di revoca, questa del continuo mi sa nuova. In realtà forse è un po' meno peggio, non lo so, perché fino a qualche tempo fa ogni
lamentela e qui pareva dava il via ad una revoca. Ad una revoca proprio, e questa è la cosa che noi avevamo sintetizzato poi con il report portato in prefettura, questo eccessivo strumento della revoca, questo esplosivo utilizzo della revoca. Cioè io credo che in provincia di Cosenza il 99% dei rapporti tra un cliente e un CAS finisca a revoca. Non c'è, proprio perché non c'è nessun altro modo, non c'è un accordo, non c'è un percorso che si compie, il percorso che si porta all'inizio e una fine. Non c'è niente. A un certo punto poi mi dai fastidio, perché pure tu dopo 2 anni ospite senza far nulla, magari ti annoi pure un po'. E questa, così finisce l'accoglienza in cassa della Cosenza, dalla provincia di Cosenza. Ci si viene tutti revocati. Si stanno provando a fare delle cose molto belle anche con questi ragazzi che hanno avuto un'accoglienza sfortunata. Sono stati, ci sono 2 o 3 scuole attivi, un'altra forza è che l'indigenza colpisce anche, diciamo, i cosentini, a differenza, o comunque mi auguro che questo accada, sono insieme, sono quindi praticamente squatters richiedenti o denegati e cittadini cosentini che stanno provando, gestiscono 300 posti in occupazione in un albergo dismesso e in altri 2 palazzi abbandonati, e stanno provando a coalizzarsi in delle cooperative per vedere se si riesce a fare qualcosa dal punto di vista sociale. Sì, praticamente per le povere. Se noi aspettiamo, ci pensiamo che dall'accoglienza, insomma, possa arrivare, oltre che un guadagno per i gestori, qualcosa di utile e concreto per i nostri richiedenti e per la nostra collettività, siamo in un bel sogno, insomma. Grazie. Prima di passare la parola a Naga, peraltro sottolineo che Neri sta in. Schiavone arriva da Trieste, apposta, Franco si arriva da Cosenza e Giovanni. Ringraziandomi per la pazienza, vorrei anche ringraziare i nostri relatori per la disponibilità e detto questo passo la parola a Emilia e a Cesare del Naga e poi, scusandomi un po' per la pessima moderazione, se siamo andati lunghissimi con i tempi. E quindi vi chiedo davvero di venire presto al punto, così da lasciare la parola poi a voi per le vostre domande. La parola ai nostri padroni di casa che ringrazio nuovamente. Grazie a voi. Allora, cerchiamo di essere brevi perché effettivamente i tempi sono andati molto imprevisti. Noi vorremmo semplicemente ragguagliarvi su questo nostro progetto come gruppo osservatorio del Naga, dopo aver lavorato per 3 anni sui centri di accoglienza straordinaria, e averli in qualche modo monitorati, osservati, dando poi appunto 2 report che raccontavano un po' come funziona il sistema di accoglienza straordinaria, soprattutto a Milano e provincia, che sono appunto i nostri luoghi di osservazione. Adesso siamo partiti con un nuovo progetto che riguarda i cosiddetti insediamenti informali. Quindi parliamo delle persone che hanno perso l'accoglienza e quindi tutti i discorsi fatti prima e dove vanno, appunto la domanda che ci facevamo tutti, no? E che le prefetture non sanno, a cui le prefetture non sanno rispondere. E noi cerchiamo di vedere dove vanno. È un lavoro molto lungo che noi abbiamo appena iniziato, quindi adesso vi do solo 2 o 3 indicazioni insieme a Cesare. Dunque, innanzitutto si tratta di persone che abbiamo visto che sono richiedenti asilo, ma non soltanto. Si tratta di molte persone che la protezione l'hanno già ottenuta, anzi direi gran parte persone che la protezione l'hanno già ottenuta e che quindi non sanno dove andare a vivere. Di persone oppure anche di persone che hanno avuto, che sono venute in Italia negli anni 90, quindi parliamo di tantissimo tempo fa, che vivono, che sono, hanno avuto con tramite decreto flussi o sanatorie, hanno avuto dei permessi di soggiorno,
e che poi per problemi di precarietà di lavoro l'hanno perso, oppure taluni lo hanno ancora e però vivono la precarietà del lavoro, quindi non hanno, diciamo, i soldi per avere una casa in affitto, banalmente. Tra questi molti italiani, tra l'altro, quindi un fenomeno che riguarda, ripeto, non soltanto chi ha avuto la regola dell'accoglienza, quindi richiedente asilo, ma chi nelle altre categorie che ho definito, e oltretutto molti italiani. Quindi non sto a spiegare appunto tutto quello che è stato detto prima, salto e vengo anche questi insediamenti informali, vengono chiamati così, credo, dai media, che vengono chiamati informali, a noi non piace molto questa definizione, che è uno strano modo, secondo noi, di intendere i luoghi della città e della sua periferia, dove delle persone che non hanno appunto la possibilità di avere una casa si sono costruiti dei rifugi di emergenza, no? Estremamente precari, come abbiamo detto, italiani e stranieri che condividono la stessa sorte. Dunque, perché vengono definiti informali? Perché evidentemente la mancanza di attribuzione ufficiale di un appartamento o di una casa gli ha dato questa definizione. Di fatto loro hanno una loro organizzazione estremamente formale, peraltro, che varia molto da sia da tipologia di habitat sia dal luogo dove sono andati a vivere. E quindi noi quello che vogliamo così raccontarvi brevemente sono le tipologie, darvi questa analisi. Perché lo vogliamo fare? Da una parte perché vogliamo dare dignità a queste persone, dignità che è stata ed è continuamente calpestata e ignorata, e dall'altra parte vogliamo denunciare un fenomeno che è in crescita estrema, questo sui giornali esce, no? Che ci sono i famosi invisibili, un esercito di invisibili in Italia, questo è uno dei temi cavalcato da destra a sinistra ovunque, per dire che esistono appunto, questo fenomeno esiste, e come esiste questo fenomeno esiste anche in crescita il fenomeno dello sgombero. Lo sgombero è una pratica che a Milano ormai è in atto, vi racconterà Cesare uno sgombero che è avvenuto proprio oggi in uno dei centri, in uno di questi insediamenti dove noi solitamente andiamo, e che è avvenuto proprio oggi in giornata. Gli sgomberi sono quindi una pratica, ripeto, attuata sempre più incalzante e sempre più frequentemente in violazione di una normativa vigente che prevede il preavviso alle persone che avverrà, appunto, quindi dovevano essere preavvisate che avverrà uno sgombero, e oltretutto gli dovrebbe essere data anche un'alternativa, no? Quindi vengono sgomberati perché gli si dia un'alternativa e non vivano più per strada. E tutto questo non avviene. Nel caso in cui avvenga, o nel caso in cui è avvenuto, non si fa mai i conti con le strutture dove vengono mandati, che sono strutture stracolme, dove i posti non ci sono, e quindi queste persone si ritrovano nuovamente in attesa di un posto. Quindi questa è la mia. Allora, vengo a definire queste tre tipologie che abbiamo individuato di insediamenti informali, che sono o in terreni diciamo abbandonati, di solito in periferia, dove vengono costruite casette, casupole, baracche con materiale di riporto, dove lì la situazione è molto precaria perché manca acqua, manca luce, manca gas, manca tutto, quindi effettivamente lì hanno una situazione molto precaria. Ci sono anche baracche e casettine anche in legno talvolta costruite dentro capannoni ex capannoni industriali che sono fatiscenti, sono grossi capannoni fatiscenti che hanno tetti più o meno aperti, dove appunto loro si costruiscono delle piccole case e lì di solito sono raggruppati per etnia. Abbiamo verificato questo, cioè raggruppati eritrei, afghani, pakistani con pakistani, con tipologie tra l'altro di abitazioni diverse. Poi ci sono, e lì gli allacciamenti talvolta si riescono ad avere, cioè riescono ad avere l'acqua, riescono a trovarsi, a prendere una pompa e a collegarsi all'acqua, riescono ad avere talvolta l'elettricità,
E veniamo al terzo, a terza tipologia, che è quella forse la più interessante, che è quella delle case occupate, che secondo noi è una tipologia che noi in qualche modo appunto proponiamo come possibilità, perché ci sono tantissime case libere, no? A Milano per esempio, e alcune sono state occupate, e il fenomeno è dove è riuscito meglio è quando queste case occupate sono state occupate sia da stranieri che con l'ausilio degli italiani. Gli italiani, che spesso sono anche persone che vivono nelle loro case, però vanno a dare una mano, quindi sono persone che hanno un impegno sociale piuttosto che forte, le quali decidono di, appunto, si crea questo gruppo di coordinamento della casa dove che gestisce gli ingressi nella casa. E quindi dà una sorta di ordine, no? di regole, vengono addirittura stipulati dei regolamenti interni. Queste case hanno allacciamento di acqua, spesso hanno dei bagni, vengono tutte restaurate, noi ne abbiamo viste alcune proprio dove le persone che sono entrate lì dentro si sono create appartamentini, incredibile, devo dire, elettricità, quindi fornelli, cucina, eccetera, e hanno un alto tasso di alto livello di consapevolezza politica, perché c'è un gruppo molto forte, coeso, quindi tutte le problematiche, per esempio, di lavoro, di sfruttamento che trovano, che trovano coinvolti spesso all'esterno, appunto nella realtà della città, vengono sostenute dal gruppo, con delle assemblee, poi vanno da avvocati, vanno a sindacato per farsi difendere, quindi c'è un gruppo che funziona, diciamo, da questo punto di vista, e che li protegge, no? Quindi si sentono protetti. Do la parola a Cesare per... Sì, buonasera. Il mio intervento, la prima parte, dovrebbe vertere sull'atteggiamento delle istituzioni milanesi nei confronti degli insediamenti informali. Caso vuole che stamattina la Questura e il Comune di Milano ci hanno dato un esempio chiarissimo sia della politica, delle scelte politiche che fanno loro, che io dico, quando dico loro, vuol dire che le scelte politiche, a mio parere, non vengono fatte solo dal Comune, ma anche dalla Questura e dalla Prefettura stessa. E oltre a questo anche rispondere alle domande fatte alla prefettura, che non sono, a cui la prefettura non è riuscita a rispondere, perché nell'insediamento che stamattina è stato ponderato la stragrande maggioranza degli occupanti erano o persone che hanno avuto la revoca dell'accoglienza o persone, come nel secondo intervento, che hanno ottenuto la protezione internazionale e poi sono stati cacciati dai CAS e hanno dovuto trovarsi un posto dove stare. Il Comune e con lui la Questura della Prefettura sta cercando con gli insediamenti informali di replicare la politica che aveva fatto dal 2013 con i Rom, che dal punto di vista del risultato politico loro è stata perfetta, perché il problema Rom è scomparso dall'attenzione generale a Milano con continui sgomberi di tutti i grandi campi informali e anche di due di quelli regolari, che a questi continui sgomberi, grandi, massicci, enormi, hanno seguito negli anni successivi una serie infinita di micro sgomberi che poi hanno cominciato a chiamare allontanamenti, per il motivo che l'allontanamento gli permette di bypassare alcune delle regole che dovrebbero seguire per fare queste operazioni. Alla fine ne hanno state 5.000, si vantavano l'anno scorso durante una conferenza stampa l'assessore, l'ex assessore alla sicurezza del Comune di Milano. 5.000 micro sgomberi in un anno che hanno coinvolto 10.000 persone. Non è che hanno fatto micro sgomberi da due persone mediamente, è che queste 10.000 persone mediamente sono state sgomberate 5-6 volte in una. In un recente report della Caritas questo lavoro è stato chiamato polverizzazione dei Rom, che i 3.000 Rom milanesi c'erano e ci sono ancora. Il Comune, Questura e Prefettura stanno cercando di replicare questo modello con gli insediamenti informali occupati da migranti.
continuano a vantarsi di riuscirci, cioè che stanno riducendo il problema e che stanno riportando l'ordine pubblico e la sicurezza, che sono le uniche cose che interessano realmente all'amministrazione e anche alla questura e alla prefettura, cioè dare l'impressione di essere in grado di gestire l'ordine pubblico e sicurezza per avere loro successo politico. Però in realtà, almeno a mio parere, con i migranti la questione sarà molto diversa, perché i migranti saranno di più. Sono già sicuramente parecchie centinaia, probabilmente già molte migliaia, alcune migliaia, e sono destinate negli ultimi 2 anni ad aumentare, perché finirà il processo di ottenimento o diniego delle misure di della protezione internazionale per qualche 7-8 mila persone. Quelli a cui saranno delegati, la maggior parte cercheranno di lasciare l'Italia. Però non tutti ci riusciranno, e oltretutto poi Milano attirerà di sicuro altri delegati che arrivano da altre questure. Quelli che la otterranno avranno davanti il problema di non avere nessuna alternativa. E quindi incideranno sul territorio di Milano cercando una sistemazione. Ora questo è lo stato dell'arte. E fanno sgomberi su sgomberi, spostando il problema delle persone, risolvendo il loro problema politico, aumentando esponenzialmente il disagio delle persone che abitano, non dandogli nessuna alternativa. Le condizioni dei Rom, io sono a livello, in questo momento secondo me sono a livello di emergenza umanitaria, però i Rom a Milano non si parla più perché non esistono più, per l'opinione pubblica. Allora, adesso passo a descrivere lo sgombero di stamattina. Lo sgombero di stamattina è allo Scalo Romana, un posto dove sono previste riqualificazioni o meglio direi speculazioni immobiliari di grosso impatto. In quell'area fino a un anno fa incidevano 3 insediamenti informali, questo è il più grosso di tutti, è l'ultimo sgomberato. In questo posto qua, che noi seguivamo da parecchio tempo per il lavoro del report di cui parlavo Emilia prima, nei momenti di maggior affollamento c'era circa 150 persone. Poi, con un'attività di accerchiamento che gli hanno fatto negli ultimi 2 mesi, le hanno ridotte. L'attività di accerchiamento è consistita nel costruire una tensostruttura che serve agli eventi musicali durante l'estate, che l'anno scorso era in un posto molto lontano rispetto agli stabili dove stavano i migranti. Questa tensostruttura circonda lo stabile. Così la gente ha cominciato a capire che lì sarebbe stato sgomberato, e hanno ridotto, perché un'altra delle tecniche che usano è di ridurre il numero delle persone quando stanno per fare uno sgombero. In ogni caso, stamattina, quello che ho visto io, secondo me c'erano dalle 70 alle 100 persone che erano rimaste lì dentro. Queste 70-100 persone, soltanto 10 sono finite in questura per accertamenti. Che vuol dire che, diciamo, al massimo il 13% di quelle persone erano irregolari, non è neanche certo che fossero tutti irregolari, perché erano semplicemente quelli che in quel momento non hanno potuto dimostrare di avere dei documenti regolari. I questurini mi hanno spiegato che la procedura che avverranno sarà quella di identificarli chiaramente e poi consegnare un nuovo appuntamento in questura che recita la dizione regolarizzazione della tua permanenza in Italia, o qualcosa di molto simile. Il 90% delle volte questa dicitura significa un'espulsione. Ritirano le persone usando la parola regolarizzazione per indurli a venire, e poi danno l'espulsione. Espulsione non quella con accompagnamento alla frontiera, ma quella con allontanamento volontario. Quindi anche queste altre 10 persone comunque incideranno sulla città da domani mattina quando usciranno. Le 70 persone che sono, le altre 70 persone, 60, 70 almeno, ma forse anche una novantina, erano nella stragrande maggioranza persone a cui o sono state revocate le misure di accoglienza oppure che hanno il permesso di soggiorno. Queste persone,
che cosa facevano? Lavoravano. Lavori, nessuno dei quali gli permette di affittare una casa a Milano, perché si tratta o il meglio sono i contratti a tempo indeterminato part time per pulizie. Poi ci sono quelli che lavorano giornata all'automercato, in regola. Sto parlando, c'è anche qualcuno che fa lavoretti in nero, ma la stragrande maggioranza lavora legalmente, più in regola direi io, perché le leggi ormai sono tali per cui dei semilavori sono definiti lavori regolari. E poi ci sono i tanti lavoratori per Uber Eats e per Fedora che fanno quello perché è la roba più facile da trovare, non c'è bisogno di parlare italiano, perché sono usciti dai centri sapendo benissimo italiano e questo, per questo motivo. Quindi, che cosa fanno e dove sono? Questo è un esempio icastico della situazione del fine dell'accoglienza. Che cosa faranno stanotte? Quelli con cui ho parlato per ultimi stavano andando a Decathlon a comprare una tenda per andare a ricostruire il minimo indispensabile in un altro posto che sarà sempre per assurdo che sia dentro all'area dell'orcale romana e ricominceranno lì. Altri si sono ostinati per ore e ore a stare fuori dallo stadio sperando che la polizia a un certo punto se ne andasse per poi rientrare alla chetichella. Ma in realtà quell'area lì è troppo importante e non vogliono rischiare che si ricominci allo sgombero. Quindi delle persone non si occupano, a loro non interessa niente, interessano ottenere i risultati politici davanti all'opinione pubblica e i risultati economici di liberare le aree che hanno interesse, nient'altro. Grazie a Cesare ed Emilia per gli interventi. A questo punto la parola passa a voi, se ci sono domande, interventi, osservazioni. L'unica richiesta che vi faccio sono le 9 interventi o domande brevi e circostanziate. Allora abbiamo una domanda qui, una domanda del signor Vittasara e una domanda in fondo. Al momento raccoglierei queste tre. Prego. Allora, si parlava della prassi di tenere i riconosciuti per 6 mesi dopo il riconoscimento di una formale protezione negli SPRAR. Questo vale anche per gli umanitari? Questa è la prima domanda. Poi, seconda domanda, visto che la norma sui CAS dice che l'unica possibilità per darmi una revoca della provvidenza è che sono andati via, ma poi i CAS fanno con le prefetture degli accordi che abbiamo visto. Noi possiamo lo stesso impugnare eventuali revoche basate sugli accordi prefettura CAS basandoci noi sulla normativa, oppure è impensabile questa cosa? Grazie. Noi operatori legali. Sono Riccardo, sono il portatore della giornata. Vi volevo porre questa questione in particolare, mi rivolgo ai nostri avvocati dell'ACI. A me sembra che il quadro che si delinea un po' dalle cose che ci siamo dette anche dagli ultimi interventi che abbiamo ascoltato sia che è un po' difficile, come dire, parlare di imperfezioni, imprecisioni, cioè a me sembra evidente che siamo davanti a un sistema giuridico e pratico, un dispositivo estremamente complesso che coopera in maniera attiva per la marginalizzazione e l'illegalizzazione dei migranti. Allora la riflessione che mi viene da fare è, come dire, anche sulla scorta di quello che abbiamo sentito alla fine, che mi chiedo se non è il caso. Punto, noi abbiamo per anni, no? Tutti noi appunto operatori legali, noi da noi semplici volontari a voi, operato per tentare di estendere in qualche modo i confini, no? Io dico spesso di fare guerriglia su piccole cose che riuscivamo a ottenere, però a me viene da pensare che a fronte di questo sistema dobbiamo attrezzarci, come dire, per tentare
qualcosa di diverso, che è, come dire, una degli indugi circa la questione della legalità o illegalità di alcune pratiche, come quella dell'occupazione, tentare di attrezzarci per quanto possibile per dare qualche tipo di recinzione, no? di protezione minima alle persone che rientrano e operare in questo senso qua. Non so se voi cosa ne pensate, a me appunto sembra. Grazie. La mia prima domanda era la stessa del signora, cioè come è possibile impugnare nel caso di revoche illegittime, diciamo. La seconda, volevo chiedere un chiarimento sul concetto di prima accoglienza, perché so che c'è una circolare del Ministero del 2015, mi sembra la 2255, in cui si estende l'articolo 23 del decreto, quindi le revoche per i CAS, per lo SPRAR, anche alla prima accoglienza. Quindi volevo capire se in prima accoglienza ci mettiamo dentro anche i CAS oppure no, e se questa circolare è una fonte che si utilizza e che magari le prefetture utilizzano per legittimare i propri interventi. Raccoglierei la quarta. Allora, Simone del Servizio Legale, una brevissima, diciamo, considerazione. È stato detto prima che asilo e accoglienza sono due cose distinte, ma noi vediamo tutti i giorni che in realtà quando li trovi l'accoglienza, di solito perché non c'è più una notifica, non li trovi più, escono fuori dai circuiti per cui c'è un minimo di integrazione italiano, e quindi quando togli quella poi va tutto a rotoli. Seconda cosa, domanda rivolta sia agli avvocati di ASGI, che credo abbiano fatto un'azione, sia invece al giornalista, vi chiedo se questa notizia ce l'ha. Ormai a Milano il sistema accoglienza asilo è completamente andato in tilt, nel senso che chi è istituzionalmente dentro ai centri di accoglienza per richiedere asilo si trova istituzionalmente convocato dalla questura per presentare il C3, magari accompagnato anche da soggetti ormai iperistituzionali, cioè quelli che addirittura fanno le notifiche in alcuni casi, ed escono con avendo fermato la qualunque. In alcuni casi mi è anche capitato che qualche ragazzo che magari nel suo paese era analfabeta, quindi anche la traduzione della lingua veicolare, era convinto che quella fosse la sua domanda di prospezione internazionale, cioè c'era l'espulsione dopo 40 giorni. E agli avvocati altri volevo chiedere a che punto era, insomma, la battaglia e quant'altro. E finito. Grazie. Quinta e direi l'ultima per questo giro. Se mi potevano confermare se è vero che solo a Milano viene richiesto il passaporto per la richiesta di asilo. A noi è stato comunicato questo dai ragazzi, e è stato importante loro qua. Poi vabbè, noi siamo due volontari di un centro di accoglienza per minori che ci troviamo ora nella difficoltà dei ragazzi usciti, passati ormai a sparare per adulti, che dopo i 6 mesi che hanno avuto il permesso sono fuori. E anche chi ha lavoro, noi stiamo cercando di aiutarli all'esterno ormai, perché ci siamo affezionati anche a loro, alle loro storie, di aiutarli per cercare una sistemazione anche in alcuni casi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non ci stiamo riuscendo in nessun modo. Passiamo le nostre giornate così a cercare casa a questi ragazzi. Due cose più semplici, che sono la tua seconda domanda, che era anche la sua, sulla possibilità di impugnare questi provvedimenti.
E la risposta che do, anche sentito quello che diceva Gianfranco, è sicuramente sì, quasi sempre, misurando le nostre risorse, perché poi è facile dire guarda, dal banco facciamo tutti i ricorsi, poi si chiama l'avvocato e non risponde la sera. Quindi c'è un problema di risorse per qualsiasi attività di questo tipo, lo sappiamo e ci conosciamo. Sì, sono tutti nei casse e questi provvedimenti di revoca, da un punto di vista così rigoroso da giuristi, non possiamo che dire che sono quasi tutti impugnati, quasi tutti. Perché ci sono situazioni che anch'io ho sconsigliato dal punto di vista del ricorso, perché ci sono fatti che possono essere ritenuti anche oggettivamente gravi avvenuti nel centro, centro magari un centro SPRAR, e i testimoni che hanno levato la relazione trasmessa dalla prefettura sono quelli stessi che confermeranno i fatti, quindi non è che si possono fare tutti i ricorsi di questo mondo, però appunto contro provvedimenti di revoca da parte di, diciamo, nei confronti di soggetti accolti nei CAS, magari per condotte esterne, comunque con alcuni dei vizi che si possono evidenziare, è una battaglia che va combattuta, anche perché adesso nessuno di noi qua pensa che con le cause si fanno corruzioni. Però molte delle materie di cui ci occupiamo, anche grazie al contenzioso vasto, hanno avuto dei cambiamenti, delle evoluzioni positive, insomma, c'è tutta la materia della discriminazione, l'accesso alle varie prestazioni sociali, appunto il contenzioso lì è stato un elemento importante. Quindi su questo io direi, misurandoci le nostre risorse, facciamo tutti quelli che si possono fare. Invece rispetto a quello che dicevi tu, come vi ho dato la risposta, la domanda ovviamente, probabilmente siamo... Immagino che molti essere d'accordo sul fatto che tutto questo sembra in qualche modo funzionale. Ce lo diciamo un po' tra di noi, siamo convinti, però effettivamente più ci si confronta e si sente. Poi oggi è stato bello effettivamente concludere con quell'esperienza che avete raccontato, perché dal punto di vista plastico è veramente il destino, quella fotografia che abbiamo fatto lì era fin troppo clemente sull'esito di tutte queste vicende, che poi sono appunto gli insediamenti che si accrescono, gli sgomberi, è vero che il parallelismo con le politiche nei confronti dei rom nelle città purtroppo dice qualcosa di vero, cioè subire questo continuo attacco nei confronti di persone che tutti sappiamo poi potrebbero essere invece inserite e integrate. Cioè le politiche di integrazione, chi nella sala ci lavora o opera come volontario sa che possono avere effetti positivi, anche la signora che diceva di queste persone a cui si trova il lavoro, anche io ho in mente un sacco di richiedenti asilo che hanno la giusta paga, un contratto a tempo indeterminato, a un certo punto arriva la sentenza di Corte d'Appello che dice non hanno diritto a nulla. Quindi questi si ritrovano con il datore di lavoro che lo accompagna in studio, spesso italiano, lo accompagna magari moglie, marito, poi c'è il figlio che è rimasto a casa, ma quasi adottato da un nucleo familiare, che l'ha fatto assumere, quindi integrazione, percorsi di integrazione anche molto positivi che finiscono nel nulla. Queste persone magari con queste fortune ci metteranno un po' di più arrivando in insediamento, però non è che abbiano tantissime possibilità davanti. E dal punto di vista politico, diciamo, risolvere il problema sarebbe cosa da un attimo, dal punto di vista degli strumenti legislativi, anche nemmeno legislativi, basterebbe molto meno, ma evidentemente non si vuole. Sì, io volevo solo aggiungere rispondere che per quanto riguarda l'insediamento della nostra. Sì, dal punto di vista formale gli inserimenti vanno anche per la rieducazione umanitaria. Qual è il problema? Il problema è che siccome non ci sono abbastanza posti nello SPRAR, sicuramente si va a scalare. Per cui alla fine è vero che è probabile, anzi è certo che succeda, che chi ha un permesso solo per motivi umanitari, probabilmente non acceda appunto allo SPRAR perché anche ragionevolmente, insomma, chiaramente i posti disponibili sono stati occupati dai rifugiati, riconosciuti sia la Convenzione di Ginevra, dalle famiglie, dai casi vulnerabili e poi da quelli che rimane. E qui troviamo la questione se poi queste persone rimangono o non rimangono nel CAS, per almeno in minima misura, oppure no. Per quanto riguarda la questione delle espulsioni, parlavo di una condivisione, pare che sia una fase di accesso alla procedura, pare sia uno sport milanese molto radicato, che probabilmente sulla quale dobbiamo interrogarci su come fare, oltre alle singole cause, probabilmente occorre una segnalazione complessiva di questa situazione, una raccolta di dati, è una segnalazione alla Commissione.
Commissione europea sulla violazione della normativa in materia di accesso alla procedura, perché qua è evidente. Io faccio un'ipotesi, insomma, che mi sembra molto chiara anche, su chi sono le persone con questo avvio. Questo rientra nel tentativo di diminuire il numero dei richiedenti asilo. Come si fa a diminuire il numero dei richiedenti asilo? Vabbè, chiaramente con le politiche internazionali che sappiamo, diciamo, verso la Libia, eccetera. Ma a questo punto è evidente che c'è un non detto, ma ampiamente praticato, sul territorio, per cui il richiedente asilo che non viene portato, no? Che viene salvato, quindi poi portato in un bambino a Milano, o qualsiasi altra parte, nell'ambito dei programmi di redistribuzione del richiedente asilo, ma semplicemente spontaneamente si presenta, no? A fare la domanda, e quindi probabilmente una persona che è entrata via terra più che via mare, o comunque se non via mare si è sottratto al controllo, allora viene considerata una seconda categoria di richiedenti asilo da eliminare, no? Cioè di persone che non far accedere alla protezione internazionale, anche cercando in questo modo di fatto di abbassare, per dire, la problematica di Dublino, che comincia a essere significativa in Italia, nel senso che forse stupirà sentirlo a molti dei presenti, o forse assolutamente no, ma per alcune nazionalità l'Italia sta diventando un paese di destinazione, magari ovviamente di seconda scelta, non possiamo dire la prima scelta, prima non è, però diciamo così, come surrogato di altri, per ottenere solo lo scopo di ottenere una protezione internazionale per un esame più, in questo caso più favorevole della domanda di protezione. Per cui afghani, pakistani, iracheni, in maniera particolare, cominciano a venire in Italia per fare la domanda di protezione anche quando la domanda è stata già fatta in altri paesi, o quando comunque si applicherebbe alla fine il meccanismo Dublino. Un modo per, diciamo, come dire, applicare il meccanismo Dublino in maniera sportiva, diciamo, cioè praticamente non far partire neanche la procedura per rimandare la persona negli altri stati, ma è quello di impedire l'accesso alla procedura. Basta, direttamente. Quindi non sei sbarcato, non ti abbiamo salvato, non ti ho portato qui io a Milano, ma che cosa c'è? Come ti permetti di presentare la domanda da solo? Probabilmente sei falso, probabilmente sei Dublino, quindi. Lì ci vedo la chiave di questo fenomeno. Poi volevo questa domanda, ma rientra un po' nell'uso dei costumi locali, però il passaporto alla presentazione della domanda non penso, perlomeno quello non l'avevo ancora sentito. Che capita è effettivamente uno dei problemi attuali è la richiesta del passaporto per il rilascio e rinnovi dei permessi per motivi umanitari e per protezione sussidiaria. Questo è quello che ho sentito dire più volte, che è un problema, che quindi ha un permesso. Per quanto riguarda la campagna lasciata centrale e Cesare.
ringraziare l'Emilia per il Naga, in particolare il Naga per averci non solo ospitato, ma per aver organizzato questa importante iniziativa. Niente, stiamo andando. Una domanda, abbiamo messo là i banchetti, per lavoro io in italiano e anche nelle altre 8.